seconda edizione del Festival del Vivere Bene che si terrà al Palared di Pinerolo dal 19 al 21 aprile. Dopo il successo della prima edizione, torna con più interesse verso il mondo del wellness. 5 i settori tematici presenti in fiera, dal settore beauty, trattamenti curativi e discipline tradizionali, al foodie, cibi biologici e tracciabilità dei prodotti, alla green economy, all'enjoy e relax dedicata all'ecoturismo, per concludere con uno spazio dedicato ai più piccini. Una fiera a 360 gradi dove benessere e qualità di vita vengono trattati come valori che coinvolgono tutti gli aspetti del vivere quotidiano. Vival si presenta alla seconda edizione con un look molto simile all'anno precedente, ma molto più ampio, nel senso che vengono affrontate le tematiche riguardo al vivere bene in senso ampio. Abbiamo 5 temi principali: il wellness, il beauty, il foodie, il kid, l'enjoy and relax e la green economy. In tutto 90 espositori dislocati sui 3 piani, 3.000 metri quadri della location nuova che c'è a Pinerolo, il Palared. La gente in questo periodo di grande difficoltà ha proprio bisogno di trovare uno stile di vita, cercare un ritmo, una qualità di vita per vivere bene in senso lato, e quindi ognuno di noi all'interno del Vival può trovare spunti e tematiche di interesse, chi per il cibo, chi per il corpo, chi per la casa, l'ambiente e anche per i bambini, perché anche uno spazio è riservato ai bambini. Abbiamo dei padiglioni relativi ad attività che i bambini possono svolgere, anche ludico didattiche, ci sarà la fattoria didattica. In effetti i bambini potranno conoscere gli animali della fattoria e i prodotti della fattoria, ci sarà uno stand dedicato proprio invece ai giocattoli di una volta, con cui i bambini si possono intrattenere. Nonché ci sono anche 2 serate di intrattenimento anche per gli adulti, il venerdì sera con una band locale che ripropone dei brani dei Beatles, e il sabato sera invece un coro con che proporrà delle musiche gospel piuttosto che jazz. Ma la novità di quest'anno importante è la prima edizione della Vival Running, corsa podistica non competitiva con camminata, che unirà il Palared ad Abbadia con il centro storico, quindi un'opportunità per conoscere anche bene il centro storico di Pinerolo. Siamo molto lieti di ospitare la seconda edizione, continua la collaborazione con lo studio Erika e vorrei ringraziare in questa sede la titolare, Luisa Lagatto e tutto lo staff, che ci ha dato per la seconda volta la possibilità di ospitare all'interno del nostro ente fiera questa importante manifestazione, che ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante all'interno del programma di manifestazioni dell'anno 2013. A maggio avremo un'importante manifestazione sull'universo casa, quindi in tutti i suoi vari settori, in tutte le sue sfaccettature. Per settembre abbiamo in programma una manifestazione di cui non posso ancora anticiparvi nulla. Ad ottobre riproporremo il mondo dei piccoli, una manifestazione che ha generato dei numeri molto molto importanti, e ripeterà anche quest'anno, sono sicuro, la stessa importanza. Novembre un'altra anticipazione che non posso darvi, e con dicembre ripeteremo Multicrismas in collaborazione con lo studio Erika. Le tematiche sono diversificate un po' per settore merceologico a seconda della manifestazione, ma diciamo che c'è un pubblico molto attento, un pubblico che si rinnova di volta in volta, un pubblico che cresce, e cresce la richiesta da parte del territorio di svolgere manifestazioni all'interno del nostro ente fiera. Io già l'ho detto prima, penso che questa iniziativa di Vival proprio vada in quest'ottica, nel senso che promuove la green economy, il wellness, promuove il vivere bene, e perciò è un po' una cosa innovativa che però in questo periodo di crisi, forse a livello così di prossimità, vicino a una grande città, dove un territorio così importante, dove appunto prevale l'ecologia, il vivere bene, un bell'ambiente, si respira aria buona. E penso che Vival, che ha avuto tra l'altro un successo di adesioni notevole, un incremento forte rispetto all'anno precedente, penso che proprio veramente per questo territorio serva anche da esempio per altri territori, ma soprattutto in questa provincia
che tra l'altro attrae migliaia di visitatori a livello torinese, come attrattive appunto di musei, di iniziative culturali importanti, di cose da vedere non seconde a nessuno, e le migliaia di turisti che vengono a Torino pensano che proprio attraverso queste iniziative possono essere attratti sul nostro territorio. Il territorio, dico nostro perché io sono pinerolese, ma rappresento nella Camera questo importante settore che è l'agricoltura, che è il turismo, che è il territorio, e non a caso la Camera di Commercio per la seconda volta l'ha sponsorizzato, perché crede veramente che attraverso queste iniziative si possa rilanciare le imprese, creare dei posti di lavoro, insomma fare un qualcosa di nuovo che sia un po' fuori dagli soliti schemi, ma e che nello stesso momento crea economia al territorio, alla provincia, ma soprattutto dia anche soddisfazione a quei giovani che sono in cerca di lavoro, che magari di qua e di là nelle piccole imprese riescono a trovare anche un posto di lavoro e trovare anche uno stipendio che non è da poco. Ecco, questo penso che perciò Vivalv sicuramente avrà un successo, che l'anno scorso che è partito così ha avuto un grande successo, ma quest'anno sicuramente ne avrà ancora di più, perché appunto anche questo momento di crisi porta anche i cittadini, i turisti ad andare magari più vicino a vedere le cose belle che magari non apprezziamo, ma che invece ci sono e possono darci soddisfazione. Ecco. Vivere bene deve avere una continuità, poi si può vivere bene con maggiori risorse o si può vivere bene con intelligenza. Ecco, noi siamo per promuovere l'intelligenza, e mentre promuoviamo l'intelligenza promuoviamo il territorio. Il vivere bene nel mangiare bene e mangiare sano. Una corretta alimentazione, una grande riflessione su quello che l'enogastronomia del territorio offre, sui prodotti, adesso al di là del chilometro zero, però sui prodotti naturali, più attenzione alla spesa. Più attenzione alla spesa, più qualificazione, ma vuol dire anche vivere bene un territorio, conoscerlo, fruirne delle peculiarità, vuol dire anche socialità, vuol dire anche muoversi senza spendere una fortuna. Il nostro territorio, continuo a dire, è a mezz'ora d'auto da Torino, c'è la possibilità di vivere a contatto con la natura, c'è la possibilità di accedere a prodotti delle nostre cascine, c'è la possibilità di fruire anche di un patrimonio artistico e storico-culturale non indifferente.